Allora ragazzi, bentornati, qui si gioca e si continua a giocare ad anno 1800. Allora, nell'ultima puntata siamo riusciti ad arrivare a costruire queste benedettissime armi che stanno, diciamo, la produzione è appena avviata, quindi piano piano arriveranno. Abbiamo un problema di lavoratori e abbiamo anche un problema, secondo me, che adesso verrà alla luce piano piano che passerà il tempo, nel senso, qua in questa catena di produzione, perché le armi, per fare le armi, mi prendono i lingotti che mi servono anche però per costruire le travi. Quindi bisogna tenere un attimo sotto controllo sta situazione. E, ho fatto un paio di missioni l'altra volta. Abbiamo incontrato la principessa Quinn, si chiamava? Stava qua? Questa? Quing, scusate. Ogni tanto c'ha. Detto di fare qualche accordo commerciale, ma noi ci riproviamo perché abbiamo aumentato un po' con le missioni la reputazione. Facciamo un accordo commerciale, ma questo è il problema, è che infatti vuole sempre i soldi in cambio. Mo' gli do sti 6.000 e via. Princessa Qing ha siglato gli accordi commerciali con te. Vediamo che cosa scambia questa, perché abbiamo sbloccato anche le rotte. E stiamo commerciando con Warways Prison, con la prigione qui, e gli diamo le patate, stiamo cioè vendendo le patate. Infatti ho fatto un campo di grano in più, appunto proprio per dedicarle al commercio. Questa invece richiede la birra, che non ho, ma mo la faccio. E offre pesce, creta, liquore, ferro, abbia lavoro, maiali, luppoli e farina. Ma quella a fianco. So i soldi? Cioè quanto la vende? O forse la quantità? Forse la quantità, sono la quantità, ok. Questo non ci abbiamo nessun accordo commerciale, manco lo volemo. Adesso il sapone. Io comincerei a commerciare il sapone. A parte il fatto che mi serve gente che mi va a lavorare. Quindi prima di fare il sapone. E prima di fare il sapone famo 1, 2, 3, 4. Ok, famo un altro paio di case. Ah, però qui stavo vedendo che comincia a avere un problema di mercato. Tra un po' qui il mercato. Ma sa che non ci arriva più. Questo vabbè, ancora ci arriva però, dai, 100%. Quindi proviamo a fare. Abbiamo costruito anche la scuola di polizia. Stendiamo un velo pietoso. Qua ce la posso mettere. Sto abbastanza lontano dai maiali, no? Quindi un altro paio di. No, fermo. Che cazzo la fai? Un altro paio di cose qui le faccio. Ok. Tenendo sempre sott'occhio, raga, qui la situazione, perché quando qui comincia a diventare rosso, comincia a essere un problema. Cioè, quando questa freccetta tende verso il basso, significa che io ho un fabbisogno di quel bene maggiore a quanto io possa produrne. Quindi teniamo sotto controllo le merci, diciamo, i beni di consumo, ecco. Allora, ho fatto anche un altro pub qua perché ovviamente questi non. Cioè, scusate, queste case qua non venivano più influenzate da questo pub. Allora, poi abbiamo. Questa è la caserma dei pompieri. Ne dovrò fare un'altra sicuramente qui prima che scoppia qualche macello. La chiesa abbiamo detto che arriva fino qua, bene o male. Infatti, sto aggiornando queste case di qua perché sono più vicine alla chiesa. E niente, quindi adesso facciamo sta cosa. Allora, qui mi servono i maiali. E poi mi servono lo scorticatoio. Ok, e poi la fabbrica dei saponi. In tutto mi servono qui 30 contadini. Maiali io non sto in positivo che i maiali, vero? Lo stanno? No, zero, perché la. Eh no, perché vengono utilizzati dalle fabbriche. Va bene. Cioè, da questo qua. Va de pari passo. Quindi, allora, questo 1 minuto. 1 minuto. 30 secondi.
Quindi per far funzionare bene questa devo fare due di queste e due di questo. Eh sì. E continuiamo qui a fare i maiali. Tutta la zona maialistica la facciamo qua. Vabbè, allora io un paio di questi mo li faccio, Lo faccio. Però qui mi si avvicina forte a. Mi sa che comincio a farli da qua invece sti maiali. Mo' boh, ho detto. Sta parte la faccio qua, dai. Sta parte la faccio qua. C'entravano 5 di questi con metà cosa sola, mi sa di no. Allora fammi così. Allora. Famo una cosa fatta bene qua, Allora, uno qui sicuro. Hope it's not gruel today. Vabbè, dai, così. Ok, uno l'ho fatto. E ne faccio subito un altro. Eh sì, dai, famolo subito un altro. Proviamoci, dai, vediamo che succede. Famo così, famo così, famo così, 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 proprio questa zona super maialotica. Ottimo. Quindi questo un minuto, un minuto. Poi faccio due di questi. Madonna, la gente che mi serve però, raga. Madonna. La gente, questi sono arrivati tutti? No. Allora, questi qua io li farei. Eh sì, dai, famo uno di qua e uno di là. Via. Io qui ci andrei a mettere pure una bella caserma dei pompieri, sapete? Perché non ce l'ho. Qui non c'ho niente che. Ce n'ho una qua. Una qua. Ah, basta clicca su una, mi fa vedere. Ovviamente mi prende pure quest'altra. Fa dove arriva l'aria. E qui non ce l'ho. No, io qui ce la faccio. C'ho paura che mi scoppia l'incendio, raga. Ah, faccio qua. Ma sti cazzi, no. Andrò sotto. Ma mo piano piano risalgo, dai. Materiali insufficienti. Mo arrivano. Spero. E poi devo fare a sto punto una di queste, abbiamo detto, giusto? Tanto famo sto sapone e cerchiamo di portare a casa sta filiera, in modo tale che posso cominciare a aumentare pure i cittadini, i lavoratori, scusate. Questi dovrebbero portare più due per casa. L'esperto di connessione si chiede se puoi migliorare le condizioni. Che condizioni? Le che? Che condizioni? Ah, c'ho qualche missione io qua? No. Qua? No. Qua, manca a parlarne. Ah, qua sì. Allora, Sua Maestà ha ricevuto metà 5.000. Un'allarmante missiva durante la seconda colazione, contenente delle minacce volte a minare la sua autorità letteralmente. Potresti riportare la questione a livello pacifico? Cioè, che devo fare? Recupera oggetti galleggianti. Dove? Qua. Andiamo a recuperare questi piano piano. E intanto vediamo un po' qua se comincia a fare qualche. Se arriva qualche saponetta. Ma le armi qua non mi interessano più. Voglio il sapone un attimino al volo. Mi sa che non stiamo a fare perché qui c'è nessuno che lavora. Sì, oh, siete quasi pieni, dai, quasi tutto del tutto. Quindi cominciate a fare qualche saponetta. Che questi li recupero se mi fate qualche saponetta qua, dai. Bisogni. Oh, beh, oddio, chi è questa, raga? Aiuto. Gestisco le cose qui. Abbiamo trovato un'altra. Berry Omara è una donna che si è fatta da sé. Anche se i suoi metodi non si possono definire convenzionali, è una spietata rivale. Ma se tratterai con lei,
Guarda che anche lei ha un cuore. Ma dove l'ho incontrata, regà? Ma dove l'ho incontrata? Boh. C'ho proprio idea. Questa? No, questa è la Regina Queen. Questa? Ma questa è sempre la regina qui. Non lo so dove l'ho incontrata, raga. Forse ho incontrato una nave per strada, non lo so. Vabbè, intanto recuperiamo se questi. Recuperiamo pure questi. E poi li portiamo dove vuole lui. Ok, consegna al ambasciatore a qua. Ottimo. Quindi, oh, il sapone? Niente? Possibile? Possibile che nessuno fa il sapone? Un sapone mi serve. Un sapone. Se ne fai uno. Ah, ma invece l'avete fatti. E allora perché non cala? Ah, stacca là. Stacca là. Ottimo. Va bene. Piano piano. Piano piano. Piano piano famo tutto. Qui sto a paro. Va bene. Il sapone quindi l'abbiamo fatto. C'era qualcuno che voleva il sapone? Questo, sempre questo, sempre lui. Ma mo' il sapone comincia a diventare. Ah, aspettate, c'era pure questo del bisogno di vita dei contadini che volevano il sapone. Io gliela sblocco. Però allora a sto punto, di queste. Ma ne potevo. Sì, ok, abbiamo consegnato qui la missione. Queste qua ne potevo fare due, giusto? Perché? Perché 30 secondi significa che queste un minuto fanno sia i maiali che il sego. Quindi un minuto parte. 30 secondi, sì, ne posso fare due. No, che cazzo sto di? Un minuto. Finito il minuto, questo parte. 30 secondi. Devo fare. Ah, però ne ho fatte due di queste, è vero. Due di questi e due di questi ho fatto, giusto? Eh no, questo me lo fa uno per forza. Non fermare mai la produzione, devo fare uno. Per farne un altro, devo fare altri maiali qua. Vabbè, mo ci pensiamo. Vediamo un attimino se qui arriviamo perlomeno al 100%. E se qui. Ma qui non gliela famo a fare pure lo stile di vita. Non lo so, eh. Non lo so. Non lo so. Sto a due però. Non lo so, vabbè, mo vediamo, per il momento lasciamo un attimino così. E la birra. Posso fare la birra. Posso fare la birra. Vai, vediamo un po' sta birra. Ah, però. Fattoria di luppolo, ma io non la posso fare perché qui non c'ho fertilità. Sì. Come faccio a vedere la fertilità della mia isola? Cioè, se me la fa fare è perché ce l'ho la fertilità, giusto? O no? Richiede fertilità, ce l'ho. Perché, cioè, se no me la dava rossa, giusto? Il malto? No, il malto dal grano, va bene. No, ce l'ho, regà. Cioè, sono quasi sicuro che ce l'ho. Mazza, un minuto e mezzo per fare il luppolo. Un minuto e mezzo, un minuto per fare il grano, 30 secondi per fare il malto. Quindi devo fare già due campi di grano per far funzionare bene il malto. Questo un minuto e mezzo e questo un minuto. Quindi, boh, non lo so, lo vediamo, vabbè. E allora il grano.
Il grano. Se quasi quasi mi conviene farlo qua il grano, un altro coso, del grano. O forse me lo lascio, ma sai che lo faccio qua il grano così. Allora, proviamo subito a far grano, dai. Allora, famo uno qua. Allora, non riusciamo a fare una cosa para. Madonna, quanto sono lunghi questi campi di grano, raga. Una cosa clamorosa, oh. Clamorosa, oh. Ma qua dove posso arrivare? Fino a qua ci posso arrivare perlomeno? Sì. Cioè vorrei fare strada perché è in mezzo, capito? Però vabbè. Alla fine sti cazzi, no? Faccio così. Che me frega. Quanto ne manca? Madonna, ne manca ancora una cifra. Vabbè. Il grano l'abbiamo fatto. Per esempio io del grano, no? 116. Cazzo ho fatto a far grano io. Vabbè. Che ho fatto a far questo? Non mi serviva fa. Ce l'avevo il grano. Ce l'avevo il grano. Vabbè, però. Oddio, non lo so se. Perché ce n'ho tanto del grano, regà. E sta pure. Sale sempre. Sale sempre. No, non spreco i contadini così, dai. Via, vai al campo di gara. Lo so, spreco un po' di soldi, ma sti cavoli, non mi frega niente. Invece faccio il malto. Allora, il malto lo facciamo qua, ovviamente. Vediamo un po', eh. Il malto lo facciamo qua. Sì. Sì, famo qua. Il luppolo. Allora, vediamo un po' se questo luppolo funziona. Ecco, se per esempio io il luppolo lo faccio qui. Per dire, no? Così. No, forse ho sbagliato. Me lo faccio da qua. Dopo ho fatto il coso prima. A che serve il 96? Manco tanto, eh. Eh no, me lo fa, quindi ce l'ho la fertility. Ce l'ho la fertility. Ok, questo è il luppolo. Va bene. Che non c'ha nessun magazzino a portata de manzo. Ma se questo io lo aumento, ma aumenta pure. Provo, eh. No, non pensavo mi aumentava pure l'area di. Niente, ho fatto una cazzata. Vabbè, niente, devo fare un altro magazzino qua, raga, dai. Sono costretto. Va bene, lo famo qua. Sta contento. Mo'. Ho però il sapone, raga, vado. Col sapone vado. Quindi perché questi. Oddio, questi vanno pure alla scuola. Allora, questi qua sicuramente col bisogno di stile sono andati perfetto, sono andati. Oh, aspettate, fatemi pensare prima a sta cosa. Ho fatto il luppolo, ho fatto il malto, giusto? Mo' faccio la birra. E mi servono altri 75 lavoratori. Vabbè, questo non è un problema. Il birrifischio. Faccio qua. Lo faccio qua. Ma se questo qualcuno ci vuole lavorare e comincia a fare la birra, pure la birra mi dovrebbe far aumentare, no? Ah, felicità mi fa aumentare. Stile di vita qua? Niente. Vabbè, bisogna invece, però questi hanno bisogno della scuola. E la scuola la posso fare? Oh, quanto è caruccia la scuola, ma quanto è caruccia la scuola, bisogna andare a scuola. Allora, qui? La famo qui così? E
Eh sì, dai. Fammi un po' sta scuola. Thomas inizia a vedere del buono. Non te, meno male, se sta a convincere pure Thomas. Quindi, in teoria, se io adesso faccio di questo e di questo, ok, la scuola mi dovrebbe cominciare a portare un po' più dei cittadini, dei lavoratori, esatto, all'interno della, delle case queste qua. E questo dovrebbe calà. Madonna, meno 315. Ah, regà. Oh, meno 315 è una cosa assurda. Ma assurda proprio, eh. Però in teoria si dovrebbe livellare pure questo, se mi arriva un cittadino per ogni casa in più, no? No, I'm in a bit of fun, a bit of filth. Keeps the oil lit when works wind your wick. Pronto per il miglioramento? Ah, si vanno pure aumentare. Merda, va a diventare complesso, eh. Quindi posso aumentare pure ste case. Ci sarà un altro tipo di lavoratore? Ingegneri che saranno? Meno 10, quindi stiamo aumentando, stiamo aumentando, stiamo aumentando. Dovrei scendere pure da qua però, perché... No? Allora, torniamo un po' qui. Ma birra non l'accumulo. L'accumulo o non l'accumulo? Perché pure la birra potrei vendere, mi pare, a qualcuno. Ho visto che voleva la birra. A lui? No, manco per niente. Questa offre, che offre? Offre, ho capito, ma che... Ah, questa non compra niente, regà. Richieste. Richieste di carbone. Questo so io. Ah, fertilità, ecco, vedi? Patate, grano, abbondanza di pellicce. Ah, però. Ah, però. Vabbè. Allora, niente. Vediamo un attimino se io posso anche... ma la birra non... Non l'accumulo. La birra non l'accumulo. Mettiamola un po' qua. Teniamola sotto controllo. Devo cominciare a creare sta roba adesso, raga. Però abbiamo sottolineato un positivo. Piano piano. Perché le cose qui vanno con... ci vuole del tempo per sistemare qui la sezione. Non è una schioppettata, Che faccio? Comincio a costruire sì, velieri a goletta. 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 Non era qua. È qua. Tanto fatemi però dare una controllata qui se scende qualcosa. Pare di no. La scuola ce l'avemo. Allora, prima di cominciare, aspettate. Ricapitolando. I pompieri, bene o male, acchiappano tutta l'aria, tranne qua giù. Quindi, qui ci mettiamo pompieri assolutamente, anche qua, perché ci avevo messo il pompiere, va bene, anche qua, sì, all'incrocio qui, perfetto, eppure i pompieri con gli incendi sto a posto. La pub, ce n'ho due, e va bene, mi pare che raggiungiamo tutto quanto. Il mercato, bene o male, raggiungiamo qui. Tocca stare attenti. La chiesa per il momento prende sta zona qua. Qui ovviamente non vado a potenziare queste case per il momento, fino a quando non mi serve. E siamo un positivo con le tasse, siamo un positivo con tutto quanto, anche se solo il sapone al momento c'ha una tendenza a salire, ma per il momento mi va bene così. Mo è giunto l'ora la polizia. La polizia, sì, fa la parte qua, ma non ci abbiamo polizia da st'altra parte. Vabbè, la mettiamo qua per il momento. Poi vediamo, di qua non ce la fa mettere, quindi la mettiamo qua per il momento. Poi vediamo, così stiamo a posto pure con la polizia, che ci copre bene o male tutto quanto.
E adesso andiamo qui al chiesa, al porto, e cominciamo a costruire. Allora, questo vuole una goletta. E costruiamo. Ah, sto a costruire? Sì. Giusto? Come si fa a vedere? Ah, qua c'è la barra che cammina. Va bene, mo mi sono scesi i lavoratori perché giustamente ci servono dei lavoratori in più per la goletta. Io, ma lo sai che vi dico che qualche altra casa la faccio, raga. Tipo una qui che mi sta proprio sul fiumiciattolo e un'altra di qua pure. E poi rifarei 1, 2, 3 e 4. Tanto mi aumentano pure un po' le entrate delle tasse. Per il momento mi va bene. Qua pure farei un'altra cosa così. Così. Qua ci metterei qualcosa di caruccio. Ah, qui mi ha sbloccato altre cose. Attenzione. Abbeveratoio. Un abbeveratoio qua ci sta tutto. E un pozzo di qua. Sì. Olmo. Pioppo. Ma sì, dai. Ma sì, dai. Ma sì, ci sta. Ci può sta. Meno uno. Perfetto. Più due. Ah, mo arriva gente, mi dà gli soldi, eh. Come sto messo qua? A metà strada, a metà dell'opera. Ma posso fare una sorta di coda? Perché adesso farei una cannoniera, io tipo. Cannoniera. Cannoniera. A fregata. Ah, questa non la posso fare, raga. Mi servono gli artigiani. Non c'è sta, non so più lavoratori, servono gli artigiani. E proviamo. Non lo so, tipo, no, se io faccio questa. Qui mi servono, cioè, per migliorare queste case ulteriormente mi servono i mattoni. A parte la legna, e mi servono pure le travi. Era dell'artigianato di qualità. Che carini che sono. Merci mancanti. Questo gli manca tutto. Cibo in scatola. Felicità. Perché il 98% a birra, scusa? Ma perché a birra na faccio. C'è poco da fa. Mo manca pure il personale perché sto a fare cose. Le finestre sono un prezioso materiale da costruzione realizzato con la sabbia. Le finestre, che f... Ah, le finestre, ok. Pensavo che mi ha sbloccato una finestra. Anna, non vedo l'ora di vedere le due navi. Spiegare che costruisci una fregata. Sì, ho capito. Gli operai del cantiere navale sono pronti a iniziare a costruire la tua prima flotta. Scegli una nave e dai l'ordine di iniziare la costruzione. Lo sto facendo. Ok, lo sto facendo, però lo sto facendo con un po' di difficoltà. Mo' la fregata la posso fare, ma non c'ho soldi per farla. No, scusate, ma... Ah, mo' sta... Ah, non mi fa la coda! Ma tanto il punto di raduno me lo fai qua. E se ritorno di qua? Ah no, mi sta a fa... Anna ti fa notare che avrai bisogno di peperoncini per il cibo in scatola. Suggerisce di stabilirti su una nuova isola per procurarteli. Mo' famo tutto, Anna. Aspetta, perché sto un attimino in croce. Cioè, in. Come si dice? In crisi. C'ho un po' di cose da fa. Ma che sta succedendo, regà? Io che cosa sto facendo adesso? La cannoniera, ma la goletta non me l'ha fatta. Ha due cannoniere. Questa che è? La coda di costruzione. Vabbè, sto a fare la cannoniera. Sì, ho capito. Che vuoi con questa? Le finestre sono un pezzo di cannoniera da costruzione usando con la sabbia proveniente dalla costa. Artigiani. Ah, ma ha sbloccato tutto.
la parte degli artigiani. Poi la vediamo. Poi la vediamo. E voglio finire prima di costruire queste navi. Perché adesso vuole una goletta. Ma io la goletta non l'avevo messa a fare, c'è un problema con la birra. Notizie, che vuole? Ah, perché questo è rosso per le notizie, perché il giornale è uscito quando mancava manodopera. Vabbè, è perché c'è un caporedattore deficiente, cioè che fa uscire notizie quando noi stiamo un attimino impicciati. No, non ho capito sinceramente questa cosa del porto. Cioè, io avevo cominciato con la goletta. C'è qualcuno che mi può vendere gli assi nella falegnameria? Perché qua mi sa che forse mi devo cominciare a preoccupare pure di. Io ne faccio un'altra, raga. Quanti assi ho? Cioè, quanti. Ovviamente, mo' l'assi 13. Oh, a chi? No, 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 no. Che vuoi colonizzare questa? Quale? Quale isola? No, assolutamente no. C'è il peperoncino qua. Dove sta st'isola, regà? No. Non me ne frega un cazzo. Ma vado a colonizzare io subito, proprio. Sì, dimmi come devo fare. Come si colonizza? Tutorial, fermi. Costruisci un avamposto alla tua colonizzazione in nuove isole. Leggiamo. Lo fa io. Avendo notato che la tua isola non ha la fertilità necessaria per produrre i peperoncini, un ingrediente chiave per la produzione del cibo in scatola, Anna ti suggerisce di stabilirti su una nuova isola. Per cui carica sulla nave con almeno 10 tonnellate di legname e 10 e 8 tonnellate di travi. Sì, lo faccio. Dove sta la mia nave? Ah, ma l'ho fatte. Oddio mio. Oddio, fermo. Sto fa un macello. Quante navi cazzo di navi sto fa? Allora, la mia. Questa dove sta? È una cannoniera, va bene. Questa è una goletta. E questa. Che ho spinto, raga. La mappa del mondo. Oddio. Aiuto. Aiuto. Questa era la nave mia, va bene? Mi puoi tornare velocemente a casa? Niente. Mi puoi tornare velocemente a casa, per favore? Oh, ma perché mi apri sta cosa? Fammi capire. Niente. vabbè. Vabbè, allora. Ma sbaglio tasto io, possibile? Raga, non mi sposta più la nave. Hai rotto il cazzo, Anna, devi aspettare un attimo. Ah, ok. Ok, torna a casa. Torna a casa Alessia, perché dobbiamo andare subito a colonizzare quell'isola. Immediatamente proprio, ma no, prima di subito. Intanto qua che sto a fa? Vendi ad Arci il balbrick, una goletta, due cannoniere e una fregata. Mo che sto a fa? La goletta, ma io la goletta. No, no, ferma, io la goletta già ce l'ho. Allora, io c'ho una cannoniera. Una goletta e la nostra nave ammiraglia. Quindi a me serve un'altra cannoniera. Ok, mi fai la cannoniera, grazie. Poi le andiamo a vendere, che non so come si fa. Intanto, questa qua, come faccio a caricarci la roba sopra io? Oh, questa si è impallata su ste finestre. Ah, qua. Minuto a sferimento. Allora, che aveva detto? 10 di questo, giusto? 10 di questo. E 8
vabbè, 10, famo 10 e 10, vaffanculo, che devo fare? Ah, così rilevo, no, era per capire. E 8 detravi, mi ha detto. Adesso, tu fai qua. Subito. Quest'altra che c'aveva? Quest'altra c'aveva il peperoncino, no? Questa c'aveva il peperoncino. Madò, oh, non ce la faccio più. Ah, ho capito, basta, ora lo faccio. C'ho da fare altre cose più importanti adesso. Devo occupare st'isola immediatamente prima che mi ciuccia quell'altra. Meno male che ci ha chiesto il permesso. Se no io non lo chiedevo. Infatti non chiedo il permesso adesso. Ma che cazzo? Ma chi te se cura? Senza, l'isola è mia, la reclamo io. Basta, non ce la faccio più con questa. Ma perché sei impallato così? Quando sta sta nave? Mazza, stiamo belli lontani da casa però, eh. Tanto, vediamo come. Ah, le devo portare qua le navi che ho. Allora, per esempio, questa qua, no? Vediamo un po' se gliela possiamo andare a vendere. Eppure questa la possiamo andare a vendere. Basta, non ti sopporto più. Tanto vendiamo queste. Vediamo se c'è da pure qualche soldo. Qui a birra stiamo sempre a pezzi, raga. Camottiero annuncia l'ultimo numero. Guarda. Guarda. O fa apposta. Arrivano i primi artigiani. L'arrivo dei nuovi artigiani aggiunge cultura e raffinatezza ad Alan Parrish. Con l'estro e la prosperità che mancavano in precedenza, i tessuti leggeri e il profumo danno vita a questo gruppo di professionisti. Va bene, ci danno più 5 felicità. Buono, questo meno 50 perché un nuovo socio d'affari è stata siglata una proficua collaborazione con la principessa Queen. Va bene. Vasta folla cos. Flotta costruita. Questo niente. Allora, cioè, dà vita a un'armata. È un'armata. Una cosa ho fatto. Vabbè, pubblica. Pubblica. Bravo, Thomas. Sì, cioè, è vero. Ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Mi fa vedere se questa è arrivata? Sì, è arrivata. Ah, posso costruire questo. Costruisce avamposto commerciale. Sì. Piace che ti espandi più lentamente di lei. Vabbè, l'importante è che mi sono espanso. Anna è soddisfatta perché possiede un'isola con la fertilità del peperoncino. Ok, costruisci una fregata. Mantieni nella regione l'80% di cibo in scatola. Mo' facciamo pure questo. Intanto, la nave abbiamo fatta. Questi sono arrivati qua. Ma gliela posso vendere? Come gliela vendo, regà? Yes, the bright young sapling. Oddio, che è questo? Lettera dell'immunità. Navi a vela, vabbè, sono tutti oggetti. Ma questa qua, come la vendo, regà? Mi dite come cazzo faccio a venderle? Devono arrivare tutte insieme? Voilà, pure questa a sto punto. Vattene qua e vediamo. Ce l'ho le navi, l'ho fatte. C'ho due cannoni. Ah no, mi manca la fregata. Mi manca la fregata. Quindi aspettate, eh. Vabbè. Io pensavo che le potevo vendere tutte insieme. Apri una rotta commerciale. Assegna una rotta di pattugliamento. Notifica. Una volta completato il comando di movimento. Vendi nave. Ah, ecco. La vendo? What a jolly, jolly 6200. surprise. Ok, una cannoniera abbiamo venduta. Mo vendiamo pure questa. Ok, Present my humble duty. la goletta l'abbiamo venduta. Ecco l'altra nostra cannoniera. Sì. Sir Archibald Dacci Blake. un po' dei soldi. Grazie. E ci rimane sta fregata. Mo sta fregata è un po' più complicata. Perché mi servono gli artigiani per farla? Mi servono gli artigiani. Allora, intanto io, siccome qui ho un meno 17 a lavoratori, faccio di questo. No, non ce la faccio con questo sto messaggio, guarda. Mo' lo faccio, un secondo. Ah, mo' tocca stare attenti, però. Allora, uno.
2, dai, famo 2, via, via. Oh, l'artigiani ce n'ho 20. Per fare la fregata, per fare la fregata, vabbè, ma la posso fare. Durata 6 minuti. La posso fare, la posso. Io vado. Almeno lo quanto amo. Ma mi avvia sempre i lavoratori. Ce la faccio più questa cosa. Ho capito che tu mi vuoi fare le finestre. Mo le famo queste finestre. Sta calma. Allora, mi serve miniera di sabbia. Che ovviamente devo fare. Ah, qua. Ok, la posso fare in tutta questa zona. Vabbè. Ma questo lo vediamo nel prossimo episodio, raga. Perché mo. Mo famo sta fregata e poi. Poi la andiamo a vendere e poi se salutiamo. Poi faremo, cominceremo a fare tutta la fila degli artigiani con Anna che rompe i coglioni perché vuole le finestre. Oh, che tu vuoi le finestre, io ho capito, però. Ah, poi no, aspettate. Ah, mo sta scendendo pure il grano. E c'ho un problema appunto con la birra. C'ho un problema appunto con la birra. E anche con questo comincia a avere un problema. Porco cane. Porco cane. E lo dobbiamo ricordare queste cose, eh. Patate come sto messo. Le patate le vendo pure. Allora devo risolvere il problema di questo. E da birra. La birra perché? Perché non c'ho un più. Non arrivo al 100%. Sto al 91%. Quindi mi serve la birra. Per fare la birra mi serve il malto. E zero luppolo, cioè zero luppola, zero luppolo. Devo fare un'altra di questa. A questo punto mi sa che faccio di qua, oppure creo proprio una cosa ex novo per fare. Tanto sta roba me la levo. Mi sa che la faccio qua un'altra. La parte di grano, insomma. Ce l'ho? 48. Tanto me la levo. Mi libero la zona. E a quel punto sta fregata. Dai, andiamo un po' più. Più veloci, no? C'ho pure questo. Mi scende troppo velocemente. Allora, non ne la faccio più, Anna. Veramente, guarda, sei. Ma che c'hai con queste finestre, oh? Allora, pensiamo prima a questo. Famo un altro campo di patate. Le patate ce l'avemo di qua. E le patate ce l'avemo di qua. A sto punto un altro bel campo lo faccio di qua. Soltanto che famo così. A strada famo così. E levate dai coglioni. Basta. E facciamo di questo. Facciamo di questo. Ma ne manca uno? Ma lo posso mettere tipo qua? Ah, sì. E patate l'ho fatto. E famose niente. Questo qua. Altra distilleria. Cazzo, volevo mettere qua. Non ho pensato a sta cosa. Che per metta qua. Doveva tre campi di patate. Vabbè. Famolo, va. Così famo una cosa più precisa. 1, 2, 3, 4. Ne dovevano 3. Quindi questa la mettiamo qua. E questa la riaggiorniamo. 1, 2. Non c'è miseria. Mannaggia miseria. E non mi vale metterla sta così. Tanto questo pure lo levo. Eppure questo in teoria mo me dovrebbe tornare su piano piano. Però mi manca gente. 1, 2, 3 e 4.
Questi mi mancano perché ovviamente sto a costruire la fregozza qui. E va bene. Va bene. Dammi questi perché mi servono. E poi pensiamo pure. No. Dai. Ma dai. Ma dai. Ma possibile? Eh sì, effettivamente non ci arrivo. Ce lo devo fare il magazzino. Effettivamente non ci arrivo. Ce lo devo fare. Ce lo devo fare. Lo famo qua? Castrato qui? Vabbè, per il momento direi di sì. Per il momento. Oppure lo potrei fare pure qua, ma non ci arrivo lo stesso dopo là. Vabbè, famo qua, dai. Poi. Però qui dopo blocca la strada. Lo devo ripassare da qua. Vabbè. O vediamo. Poi vediamo, insomma. Oh, quanto ci vuole a fare sta cosa? Quasi fatta, dai. Così la portiamo, la vendiamo pure a questo, ad Archibald, e chiudiamo qui la situazione. E poi ci buttiamo nel prossimo episodio a sistemare la questione di birra, perché vorrei avere un più. Ecco, qualche birretta in più. E poi vorrei avere pure. Cominciare a vedere queste cazzo di finestre, perché questa ha rotto veramente io. Il signor Trigger è impressionato dalle tue imprese che rendono onore al tuo padre. Anna, come ti ringrazio per l'aiuto? Va bene, prego. Dai, andiamo qua. Oh, ma che è tutta sta roba? Aspettate un po'. Vediamo la prossima volta, ragazzi, impicciamo. Se impicciamo perché. Queste saranno missioni, scambi, cose, da vedere tutta la prossima volta. Mo' fatemi vendere sta cosa. E vediamo che succede. Vediamo se va avanti con la storia. Sicuramente sì, sicuramente sì. Sicuramente sì. Anzi, vi dirò, guarda, vi lascio sulle spine. Perché mo' arriva la fregata. Io non gliela vendo, la lascio qua. E vediamo che succede tutto nel prossimo episodio. Vi lascio così, con intrepida attesa. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio. Vi do appuntamento nel prossimo episodio. Ciao a tutti.